Con il successo ottenuto al Palacarrara, l'Olimpia Milano è tornata in testa al campionato, sia pure insieme alla gettonata Avellino, Irpini devastanti con la malcapitata Virtus Bologna. La formazione di coach Pianigiani, che in via fermi è stata protagonista di una buona prestazione, è ancora alla ricerca di una certa continuità, visto che fra Eurolega e Serie A sono più le prove in colori che di quelle d'applausi. Per Pistoia invece si tratta della quarta sconfitta consecutiva, la decima dall'inizio del torneo, un cammino che, unito ai problemi di organico, speriamo finiti, rischia di compromettere a livello psicologico il proseguo della stagione, anche perché all'orizzonte c'è la trasferta di Brescia, un cliente non proprio facile da domare. La formazione di coach Diana, tuttavia, dopo un periodo straordinario fatto di 9 successi consecutivi, è incappata in 4 sconfitte nelle ultime 5 partite, l'ultima delle quali a Torino contro una formazione piemontese in piena spinta. Diciamo che ripartire dalla seconda parte di partita e approcciare la gara di Pistoia sicuramente con la stessa faccia, con la stessa voglia di aggredire la palla, di mettere pressione e poi chiaramente alla fine poi i nostri tiri, le nostre situazioni di gioco vengono anche in modo migliore. Nelle zone alte della classifica ci sono anche i campioni d'Italia di Venezia, che pure hanno faticato a battere Pesaro, e la formazione sarda di Sassari, bene contro Trento. In crescita Cantù, senza problemi su capo d'Orlando, e Cremona, che ha battuto una Varese in crisi e in mezzo a nuove contestazioni da parte di pseudotifosi che hanno perfino aggredito fisicamente il direttore generale Claudio Coldebella. La squadra riesce a tenere, non molla, però poi dopo in attacco un po' più di qualità in certi momenti per noi è imprescindibile, ma non sempre riusciamo a avercela, però insomma. Continuiamo, ecco, già questo inserimento di Sine è una buona cosa, e poi oggi prendiamo di buono i ragazzi della panchina che hanno fatto buone cose. Infine c'è da registrare l'importante colpaccio di Brindisi a Reggio Emilia, con i pugliesi che per la prima volta dall'inizio della stagione hanno abbandonato l'ultima posizione. Mercoledì sera alle 23, giovedì alle 19 su Sport TVL, canale 193, c'è Terzo Tempo con tutte le interviste di tutti dopo gara da tutti i palazzetti. Da non perdere!